sono qui a Zebig per la mostra di Willy Vecchiato e ho l'onore di avere come ospite il professore Andrea Romatico, che ha qualcosa da dire a proposito di questa mostra. Allora, mi chiedevano se la mostra è bella o brutta, qualcuno se mi è piaciuto o non piaciuto. Devo fare una premessa di tipo, tra virgolette, non vorrei sembrare intellettuale, ma culturale per forza. L'arte, quando, soprattutto l'arte contemporanea, non deve essere né bella né brutta. Deve arrivare al dunque, alla sua missione, cioè deve arrivare all'estetica. Estetica fondamentalmente in greco significa aesthesis, sospensione del giudizio, che vuol dire portare via, sradicare dallo stato di veglia cosciente l'ego, l'io, radicato nella quotidianità, per elevarlo o portarlo comunque in una dimensione che può essere superna o infera. Mi viene in mente quindi l'esempio dell'albero. L'albero che può portare o verso il cielo attraverso le foglie, quindi una dimensione più luminosa, ed è qualcosa di diverso dal quotidiano, dal livello mediano della corteccia, dal livello del quotidiano della sua essenza, o altrettanto quello che gli dà però la vera linfa e la nutre e affondare le radici nell'oscurità. E in questo caso, quello che tu hai voluto chiamare, anche di là con quel video straordinario che abbiamo visto, gotico rurale, getta questa luce oscura in quello che è oggi un'immagine troppo consolatoria che abbiamo, alienati dal quotidiano ormai mercificato di una vita volgare, fatta di nulla. In questo caso il gotico rurale ti riporta che cosa? Che la natura non è soltanto come la civiltà dei consumi la sta concependo, qualcosa di consolatorio rispetto all'alienazione della vita quotidiana, ma era quello che ci aveva qualcosa di altro, quello che io con un'altra assioma ho chiamato arcano naturale, la magia che c'è, perché questo che tu fai vedere per esempio qua è l'evocazione dello spirito naturale di un gnomo, folletto, coboldo. Di che cosa stiamo parlando? Vediamo come si spacca la realtà in tutti i modi e diventa qualcosa d'altro. Tu non lo fai andando verso una dimensione facile di luce, quindi fogliata verso l'alto, lo fai in una dimensione radicale in due sensi, vai a rebur in due modi, nel profondo, nell'oscuro, visita interiore a terra rectificando in Venice occulto un lapide, come un alchimista, scendi nella profondità delle cose e altrettanto lo fai in questa radicalità, in questa dimensione oscura, che è quella che poi gravitava anche nel gotico rurale, nelle tante leggende contadine fatte di spiriti, di essenze. Mi viene in mente, per esempio, rimanendo qui nell'Urbinate, lo sprovingolo di cui parla Pier Santi nelle Cesane, e che creava una dimensione comunque sacrale per davvero dell'esistenza. Questa per secoli è stata la resistenza vera alla volgarità del quotidiano, prima che tutto non venisse alienato nella mercificazione oscena che stiamo vivendo oggi. Stato che per esempio sta portando a stare male più o meno tutti. Per cui io ti ringrazio, perché questa è davvero alchemicamente un'arte terapeutica. Grazie mille. Grazie infinite. Se volevo aggiungere una cosa, il mio lavoro è quello di indagare il confine tra il reale e il soprannaturale. Grazie davvero. Ma vogliamo ringraziare una persona, lui, che ha sempre fatto, Lorenzo, 100.000 cose e adesso si sta mettendo davvero al servizio di delle cose più alte, perché cosa c'è di più alto di far girare gli spiriti in un mondo che, perdonate la volgarità, sta soltanto facendo girare i coglioni a tutti per quanto è diventato qualcosa di oscuro. Grazie.